bloccato. Dado, non penso sia bloccato. Marco, dillo a Twitch. Signor Twitch? Io Marco, ora refresho e sarà tutto a nell'anteprima posto. non sono bloccato. Allora, facciamo una cosa. No, no, ora Non sento refresho. perché. Per questo motivo qua non lo faccio vedere. Ah! Adesso Refresh, faccio infatti è tutto nero adesso, che transform bello. adatta al. Allora, eccoti. Sta prendendo il remote play. Dato, che cazzo sto vedendo? Fai cattura finestra. Dato, l'ho già fatto. Marco, fai cattura Dato, che finestra, meglio. cazzo? Ah, ma perché sta. Aspetta, fermi, ho capito. Filtri! Sta Mamma mia. catturando Pornhub, Marco. Sì. Oh mio Dio, cosa cazzo ho visto, Marco. Dato, stai buono. Ma perché? Ok. Ok. Ciao, Darkone. Questo non sa le cose, questo. Poi trasforma. Ciao, Darko. Adatta allo schermo. Shbam. Dado, Mettilo sotto, magari, dai. dammi il tempo. Così mi Marco, dai io non ti tempo di do fare dare le niente. Io, cose. Marco, con la fretta non si fa niente, ma se io ti metto fretta, tu impari a farle più in Che fretta le c'entra cose, Mase? capito? Ho detto Marco, infatti. Ho detto Mase, io ti Ma metto se io ti fretta. metto... Marco, tu hai crisi d'identità, per caso? Sì. Perfetto. Allora, ci Comunque, siamo. cioè, ci siamo. Tra l'altro, la cosa Tra l'altro, la bella, cosa non so come bella... siete in live, perché io sotto Spyro c'ho Sea of Thieves, perché Eliezer e Luca mi stanno facendo finire una missione. Marco, fai veramente cacare. Ragazzi, questa live di Ehi. Spyro è una live speciale. Intanto perché ho lo stesso mag di ieri sera, i più acuti se ne Incredibile. saranno accorti. Poi perché tipo per dare un sentore di ordine alla mia stanza ho tipo preso il piumone e l'ho gettato di violenza sopra il letto, facendo finta che, di averlo rifatto, ma in realtà è solamente appoggiato No, Marco, si vede benissimo che fa cacare. qua. Vabbè, uno ci prova. Poi, stasera doveva esserci una live di Rocket League, ma qualcuno, senza fare nomi, si è fatto male. Un attimo, adesso faccio. Ok. Si è fatto male, vero Dado? Scusa, Ovviamente a Dado gli amici, vogliamo molti complimenti. sono tornato adesso da pronto soccorso. Eh sì, sembra che sei andato a segarti una gamba, se dici così. Marco, lascia l'allone di mistero, so. Lasciarlo lì sotto l'ascella. Donate per Ragazzi. le mie cure mediche. Eh sì, esatto. Ragazzi, io vi faccio vedere la percentuale a cui è Spyro al momento, perché non lo so neanche io in realtà. 93%, che percentuale di merda. Eh sì, anche perché il massimo credo sia 110. 117, quello che ho capito. 117, ok. Spero, cioè, se è al 117 vuol dire che mancano delle cose, ho paura di sapere che cosa manca. Perché speravo di finirla oggi, Spyro. Ma in casi, boh, tanto. Ah, allora, mi fa ricominciare già da questo lì, perfetto, neanche. Ah, ma ero scordato come funzionava. 117, sì, il 317. 118. Aspetta che prendo un po' di vitas. Non ho preso la vitas. Prendo il No, si Grimmel Dell. crede sia al 117%, ma in realtà è 120% perché devi fare tutti gli skill point. Punti abilità? Abilità. Sì. Ragazzi, io punti abilità non li faccio, sappiatelo. Aia. No, io ve lo No, dico davvero, i not punti abilità. true, I have every single one of the skill points and it's still 117%, vabbè. Ragazzi, i punti abilità davvero non li faccio perché non so neanche. Mi scordo sempre. Devo premere questo, ok. Perché non so ovviamente dove si prendono in realtà. Poi già non sono capace a Già fare non sto sono coso capace a perché io, fare questo cioè, perché non io non gioco gioco a. Marco, se dicesse fra poco devo correre in bagno, tu cosa mi Dado, ci rispondi? corri tranquillamente. Se Dicevo, io non dicessi sono che appena capace. espulso dell'aria dal Dal mio tuo. corpo. Dai, ti devo sapere che Dado, quando si mette a fare la cacca, ci mette qualcosa come tipo 3 ore. No, ci Dado, metto sto 10 minuti morendo. come le persone normali, Marco. Dado, io entro, cago ed esco 2 secondi. Marco, tu lo fai così anche a letto, però. No, Dado, è che l'ho preso talmente tante volte al culo che ormai. Ok, guarda quanta Eccolo lì, roba. amici. Comunque questo Oh. visuale isometrico mi dà un Un feel di LOL fastidio. ormai. Un fil di LOL, non mi dà un fastidio, perché odio l'isometrica. Tra Infatti odio l'altro mi LOL. sembra veramente tanto 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 troppo. The Binding of Isaac, questa parte qua. Vedete Binding of Ci dà un Isaac? feel... Cioè, che se io non gioco a The Binding of Isaac ci sta un motivo, no? Se non Intanto il ce l'hai il professore libellino. di. Come si chiama quella materia? Di CAD. Di CAD mi ha appena mandato un'email. Che leggerò a fine live. Marco. Che succede, Dado? Mi fa piacere. Muori, vaso! Andiamo a far fuori l'altro vaso. L'altro vaso non posso farlo fuori. Se volessi chiamare Maso hai detto Maso. Maso? Cosa è visuale isometrica, vedi?
Sì, lo odio anche io, infatti odio LOL. E piripiripacchio. Marco, credo che morirò asfissiato in camera mia. Dado, prima ho tirato anche una pesantissima. No Marco, io sto tirando più o meno... Ma io volevo evitarlo, però non l'ho evitato, Dado. Ho preso una fatina e anche una... Marco, è veramente caccaro. Dado, lo so. Per favore, scusami, lasciatemi stare. È un momento difficile. Ma dai! Comunque, caro Darko. Caro Darko, io mi cacavo sotto per Milano, caro Darko. Questo, ok. E invece sono salvo. Bravissimo, Dado. Grazie, Marco. Prego, Dado. Mamma mia! Mamma mia! Ciao, Morenix. Ciao, Morenix. Com'è? Morenix, sei bellissimo, guarda. Babba via. Non bello quanto anch'io, Dado, anch'io. Però... vabbè, Marco, ma lì è inavvicinabile. È inavvicinabile quello. Ma io sapere, ma erano necessari questi livelli? Cioè, volevano per forza, cioè, nel senso... Danno varietà al gameplay. Ma... si voleva questa varietà. Io non ho la cosa. Marco, una volta era diverso. Sono come voi i livelli in, in terza persona in 3D su Sonic Mania. Aspetta, Dado. Gioco che non hai giocato. Tutto bene, sono solo un po' dissanguato. Ma dove... Come? Dissanguato? Che è successo? Aia. Cosa... Che è successo, Mario? Mi sono tagliato con il coltello mentre facevi prendimi un po' di Filadelfia. Che coltello usi, Marco, per i Filadelfia? Dado, io uso il coltellaccio svizzero! Oh mio Dio, senti, una volta mi sono... Quello arrugginito. Una volta mi sono chiuso il coltello svizzero sulla... su un dito. Marco, se sei naturale, prova a fare il suo lavoro. Eh? Ha donato il sangue. Ah, che bravo, Mario. Sì, non lo farei mai. No, io sì, l'ho fatto molto spesso. No, mai. Io ho paura degli aghi, Marco. Dado, sei un caca sotto. Sono zero negativo, ma col cazzo che do. Anche io sono zero negativo, Dado. Quindi cioè, posso prendere solamente da te, solamente che io dono, tu no. Quindi appunto, Marco, io prendo dal tuo, non me ne frega un cazzo. Ok. Marco, io ho paura degli aghi, come si fa? Ah... Marco, se me la fai passare, ho sbagliato io... a schivare. No. Più. Ok, l'ho rotto. Adesso sono messi a... a schema di palle di biliardo. Non ciao, fanno, Simo. Ciao, Simo. Dai, no, dai, no, dai, no, poi torni a casa. No, internet migliore. Devo ritornare in galleria. Ma bravo, ma bravo, ma bravo. E io intanto me ne torno giù. Così finiamo. Piuttosto che andare a lezione, prendiamo un giorno per andare a trovare. Ma sai che lo facevo anche io? Ma sai che piuttosto fingo la cacarella, amore, Nix? Dato, tu fingi sempre la cacarella, è imbarazzante. Marco, che ci credano. Io non la fingo mai, io ho sempre la cacarella, però è un altro discorso. Ho preso un rottino. Marco, non farlo. Muori! Lì è già morto, io prendo il power up, il primo power up della run. Ah, per il lavoro in che senso? Cioè, da ingegnere ti chiedono anche di... di donare. Aia! No, ho visto che era la connessione della scuola rispetto alla mia, sì. Perché Simo mi ha mandato uno screen con uno speed test nella sua scuola. C'era tipo 96 di download e 36 di app. Minchia, roba quanto? Del genere. Meglio della mia. Sì, anche della mia quasi. Cioè, in upload è molto meglio della mia. Sì. Guarda se ci devo preparare. Ah, qua ci stava il bossolo, mi ricordo. Marco, però se ce l'hai in queste condizioni al bossolo ti fai male, parecchio. Dado, sono fortissimo io. Marco, lo sai che non è... Ciao, Tatanka! Ah, ciao, Matteo, ciao, Matteo, ciao, Matteo, ciao, Matteo, ciao, Matteo! Sei incazzato. Ah, ah, per favore. No! Questo ha dei cromosomi simpatici, amici. Non riesco a ucciderlo. Per favore ucciderlo tu, tuo fratello. Eh sì, è bello, sono fortissimo e poi è rimasto con uno sputo di vita. Ah, ah, mi insegue. Mi insegue. Non so cosa fare. Oh. Ah, ho sbagliato.
Comunque, volevo dire una cosa importante, stavo per morire mentre lo dicevo. Era quella la cosa importante. Comunque sì, amici, stasera i miei colleghi qua, i miei sì, compaesani, colleghi, conterranei poco, faranno Light Bells, quindi mi raccomando, scaricatelo tutti, perché esatto, è gratis, abbiamo i server privati, quindi si gioca tutti insieme, cioè io non ci sono, però voi giocate tutti insieme. Marco c'è la partita. Scusa, se fosse occasionale porti male. Marco ancora non hai capito, noi devi sparare mentre gira, porca puttana. Dado, io non sparo a lui, io sparo a... A parte che rimbalzano i colpi, quindi magari vanno a rimbalzare contro i ragni. No, vanno a rimbalzare contro di te, Marco. Ma contro me non fanno male i miei stessi danni. Marco, sì. Marco, se no non rimbalzerebbero. Ma per rimbalzare contro i ragnetti? No, Marco, se no sarebbe pessimo game design. Perché? Perché se no non avrebbe senso far rimbalzare i colpi. A sentire il gioco per nulla. Prendo un giorno di riposo a casa pagato e vado ad andare a casa per il resto del giorno di riposo. Per favore, per favore, per favore, per favore, non farmi male. Allora, ha detto Luca di chiudere sotto, Marco. Sì. Appena finisco qui chiudo sotto. Oh. Bene. Chiudo. Ciao sotto. Simo. A dopo. Ciao Simo. Marco, sei fortissimo. Grazie, Dado. Marco, non è vero. Lo so, Dado. Completato al 100%, via. Ora, ce ne vogliamo. Mi scordo sempre, posso trasportarmi direttamente da qui. Ne mancano... due. Guarda come ho fatto due. Grazie, Morinix. La 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 la. Hai visto come ho fatto? questo è un coglione, ragazzi. Allora. Ciao, Morinix. Grazie mille per essere passato. Intanto mi leggo un attimo la mail del prof e ve la leggo a tutti quanti. No, Marco. Sì. No. Lunedì. Mercoledì e giovedì. Slauti. Come? Mi è scritto Slauti. Invece di? Saluti. Slauti. No. Mi è scritto Slauti. Ah, perché dovete sapere che io c'ho... due esami a scelta da dare, o uno da 12 o due da... Marco, 6, non mi interessa. 9, o da 6 e 6. Uno di questi due sarà CAD e tecniche di elaborazione. Quindi ho scritto al professore, gli ho detto, professore, mi può dire quali programmi devo scaricare, libri da prendere, così. E poi gli ho fatto, posso per caso fare anche l'esame dell'8 marzo, 8 aprile, adesso mi ricordo il giorno è. Non mi ha risposto a quella domanda. Quindi mi sa che non lo posso fare. La risposta che mi ha detto è, da settembre iniziano i corsi. Che a me sinceramente frega cazzi che da settembre iniziano i corsi, io voglio sapere quando se posso fare l'esame, l'appello straordinario, perché non voglio seguire i corsi. Se riesco a far prima, diciamo così. E salto, salto, salto. Ciao Sparks, l'ho trovata, che culo. Non ho capito cosa hai detto, aspetta, no. La principessa Ami dice che alla scogliera delle stelle... Marco, a me si è bloccata la live, è normale. A me va, anteprima a me va. Marco, no. È il browser che fa cacare, dici? Eh sì, non ho Slauti. Cioè, dovrei usare Waterfox. Lo sapete, ragazzi, che il simbolo di Mozilla Firefox non è una volpe, ma è una volpe di fuoco, altresì detta panda rosso? E invece la... non è una volpe, non è neanche una volpe di fuoco, Marco. Ah, delle stelle cattive, Dado! Invece il simbolo di Waterfox... Dado, non so cosa sia quello. Il panda rosso però colorato di blu, Marco. Oh, sono... oh mio Dio, queste stelle... Ah, ero chiuso! Ero chiuso! Ma tu però sei distrutto! Dammi il potere, dammi il potere! Dammi il potere! Il Cristo. Eri il potere del... Eri il potere del Cristo! Live quiz reference, esatto. Esatto. Oh mio Dio, c'è sta un Gorebis! E guarda, dimmi se è un Gorebis, secondo me. Ci sta una conchiglia cattiva che fa uscire i piselli. Marco, vabbè, piselli. Adesso, Marco. No. Aspetta, Dado, sto morendo davvero tanto male. Aspetta. Marco, se fai caccare la colpa è la tua, però. Ok, è morto, completamente a culo, ma è morto. Bisogno di Vitas. La stella è cattivissima, guarda, è enorme. Marco, ti dico solo, ci avevo fatto giocare mia nonna, Spiro. Dado,
Sono contento che non sappia nulla di me, ma anche, penso, anche se è un infante appena nato. Marco, mia nonna è morta. Dado? Ed è più brava di te, Marco. Dado, è vero. Marco, dai, sto scherzando, Marco, non te la prendo. Guarda, c'ho... Ah, non l'avevo viste! C'ho le spikes di Rocket League. Per il potere di Grace. Per il potere di Grace! Mi sono scordato di premere un tasto, che ho adesso. Iman? Iman? It's me, Skeletor! Cosetti missili, cosa mia madre finito di Spear. Ah, hai visto Luca? Sì, Luca me lo dice sempre, ogni volta Luca fa vedere me che gioco a sua madre, e sua madre mi dice che faccio schifo. Ringrazio la madre di Luca per tirarmi solo l'autostima, perché tanto... Ah, la madre di Luca più o meno sarà come Luca. Quindi, stupida? No, dai, poverino. Testa di cazzo. Ah. Luca, ti voglio bene, lo sai, vero? Ah. E a tua madre siamo persone affidabili, Luca. Di a tua madre che io sono meglio a giocare a Spirito, almeno si fida a mandarti a Milano. Luca, ma per Milano? Deve passare il 28 la patente. Ah, ok, non sapevo. Come non sapevo? Ripetiamo da una settimana questo, non so. Ragazzi, io non so, piuttosto assente per studiare per gli esami. Marco, non è vero un cazzo. È vero? Marco, dato. È vero che non è vero. Io lo so che non sono solo, anche quanto... Marco, non farlo, per favore. Il bello è che tra un po' dovrò tornare indietro perché avevo lasciato una porta all'inizio per prendere questa strada. Bravo Marco. La strada del male. E il potere di Dado, tu devi dire queste cose nella mia live. Scusami Marco, me ne vado. Aia, mi fanno male Dado, ho paura. Sono bravissimo. Ah, più. Ero sicuro di averlo ucciso. Mamma mia ragazzi, sono P, lievito tutti. Schivo tutto. Ah. No, l'ho Marco, portata, ti è piaciuta la gag che me ne ero andato, no? Sono tornato poco fa. Marco, mutati quando parli con i tuoi. Questo lo prendo. Questo non fa, questo non... Questo è vergogna... Ragazzi, questo... Quest'uomo, ciao Luca, quest'uomo è... Si è vista la madre di Marco, è incredibile. Ciao madre di Marco. Ciao signora Cercello. Vi chiedo scusa. Come va? Oh, ma ci sta lo spawn di Marco, gli dici di fare la sub, per favore. Ah! No Marco, diglielo davvero, per favore, ne abbiamo bisogno. Marco. Dado, sono la mia figlia, ok. Marco, fai cazzare. Sì. Picchio tutti, Dado. Bisogna dividere, per favore, grazie. Ma come si chiama madre di cerchio? Ma è una VIP, cazzo, sì. Eh? Ormai è una VIP, la mamma di Marco. Siete più lei in live che due piedi a momenti. Probabile. Sono più in piedi live, dai. The Pippo, se ci stai ascoltando, vieni. In che senso? Marco, no, dopo crea un nuovo champ. Un nuovo champ? Un nuovo oceano, un brutto coso. No, niente, Marco, tanto. Io picchio a caso perché sicuramente ci sarà qualcuno, eccoli qua. Fortissimo! Ah, non fatelo, per favore, non fatelo. Ora cambi direzione, guarda quanto sono bravo. Comunque sì, amici, vi racconto, a voi pochi eletti, quanti siamo? In quattro, siamo pochi eletti, vi racconto questo aneddoto. Il dottore che c'era oggi in ospedale, che mi ha medicato. Era uguale a doppia faccia. No, era chiaramente il pinguino di Batman, ma era identico, sputato, e io stavo per ridergli in faccia mentre mi fasciava la gamba. È stato veramente esilarante. È stato veramente esilarante. Camminava uguale a lui, aveva lo stesso naso, aveva lo stesso triplomento, aveva lo stesso grasso. Era... Io non so chi sia pinguino di Batman. Marco, è veramente cacare al cazzo. Dado, non lo metto in dubbio. Marco, chiama tua madre e dille che non sai chi è pinguino di Batman. Ma non so chi è il pinguino di Batman. Un boss che è una manta. Una manta molto davvero tanto cattiva. E aggressivissima. Oh, ascema. Ascema. Ah, oddio. Però soffre tanto il male. Marco, non ti vergogni di dire queste cose in pubblico. Ragazzi, a me non piace Batman. Mi spiaia.
Mi dispiace. Diventata piccolissima e sparamante. Aia, oh, di, scema! Di, oh, sono dietro le due mante che sparano mante! Vida, 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 vida. Ah! C'era l'aereo, no, il fucile che sparava fucili di Nelson. Ah, Marco, quando non capisci qualcosa, non cogli, no, una citazione. No, non ho capito la citazione, ma a parte quello sono tipo molto concentrato. Ok. Che citazione era, di Simpson? Sì, era... Ma con che nome? Anna Shawn! Come? Guarda. Anna Shawn. Massimandro. Wiri, wiri, oh, wiri. Bene. Il livello è finito. Andate in pace. Guida. Perfetto, posso farlo. Ragazzi, siamo per fare davvero così, è durata un cazzo, è durata 20 minuti. Dai, è fatta, finita. Ora fai anche tutti i punti abilità, Marco. Mancano i punti abilità dopo queste cose qui. Magari li faccio, se mi dici quali sono, li facciamo. Guarda, ti trovo una guida e ti guido. Bravissimo. Un aereo di fucili che spara fucili, un uomo di fucili che spara fucili. Esatto. Che mangiavano paglia e vivono di paglia in un villaggio di paglia e non mi ricordo com'era. Che imbarazzo. Allora. Sì. Cosa sì? Boh, Marco, non lo so, mi sembravi molto convinto, quindi sono venuto dire. Scusa. Okay. Mi pareva che il livello di Sparks stesse qui. Marco, non sono neanche troppi, sono 1, 2, 3, 4, 5. Alcuni li ho già fatti, 6, però non mi ricordo, 8, non so neanche dove vedere quelli. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Porca puttana, hai detto poco. Io non so dove sta andando questo ascensore, non l'ho mai visto. Però sto salendo, Marco, in maniera molto vorticosa e divertente. Quanto? Ah. E l'utilità? Una vita, che culo. Allora, ragazzi, io non so minimamente dove sta Sparks. Marco. Dato. Scusami. Beh, questo tenere, Spyro, non voglio altro denaro da te. Perché quella faccia sorpresa? Ah. Ok. Non ho capito. Quindi devo rincorrerti davvero? Ma dai, ma che cazzo deve fare come i ladri del primo? Ma sei un ciccione di merda. Quanto? Scusate ragazzi, non ce l'ho con i ciccioni. Marco, io ce l'ho con te. Dado, fai davvero bene. Quante gemme? Mi sono un botto di segreti ancora. Guarda quante gemme. Ovviamente si prendono tutte tante le gemme che io ho venduto, che io ho dato, adesso le prendo. Sto per starnutire fortissimo, dato. No, Marco, non farlo, per favore. Marco, ti ho chiesto di non farlo. No, Marco! Marco? 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 Ma dove cazzo stavo? Non mi ricordo. Marco. Ah, ecco. Oh. Mi piace per questo tuffo. Non temere. Amici, vi ricordo come sempre di clippare se qualcosa vi fa ridere, perché questo mese è di magra. È davvero tanto di magra. Io fra 4 giorni circa devo mettermi a fare il best of e non so come fare. Non ci sarà davvero mezzo clip questa mese. È in parte dovuto al fatto che abbiamo streamato molto meno tra tutti. Sì, vabbè, che stiamo comunque in sessione tutti quanti. Non è dato. Vabbè, Marco, io... Ma quanto devo rincorrere? Quante gemme mi devo prendere? Stai. Non sto prendendo, io continuo, eh? Mi pizzico il culo. Okay. Mamma mia, ho ucciso una lucertola. Mi spiace, una lucertola. Gnegne. Gnegne? 10 per questo tutto? Non ho capito.
Beh, si è rotto. Ma io non sto capendo per quanto tempo dovrò fare sta cosa. Marco, tu non ti lamentare. Dado, non finisce davvero più, sei tipo buggato, non può essere così lungo. Speriamo. Ti do il 250%. Che palle, Marco. Dado, che ti devo dire? Mi scritto... Qualcuno trovi informazioni al riguardo. Mi è scritto Darko. Ciao, Mikiro. Ciao, Mikiro. Quindi si finisce, fatta, okay, speriamo. Finito, 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 finito. Deve fare anche tutti i punti abilità il signor cerchietto qua. Eh sì, però gli ha detto che c'è un nuovo di drago, ma... Ancora non è finito, se l'ha nascosto il bastardo. Allora? Più avanti in eterno, sì, si va al trance finché... Boh. Più avanti? Ah, si va avanti in eterno, ho capito, più avanti di Termos. Da dove, come sono caduto? Invece ho pure che quando crepo, tipo, per Marco, delle fai veramente cantare. Si è buggato su riaccensione, avete visto? Fammi vedere, Marco. Guarda. Riaccio. E altro tuffo. Ah, 10 per questo tuffo, non per questo tutto. Non temere, Spyro, non voglio altro denaro da... Io continuo, non sto capendo per quanto tempo... Qualcuno, per favore ragazzi, dove controllare quali motivo sto continuando a incornarle a prendere gemme, perché... Marco, io non so come cercarlo e non lo farò. Per favore, qualcuno cerchi, ragazzi, non finisce più. Poi tipo ogni tanto si bugga e ne dà tantissime. Per me tipo, ok. Accidenti. Quanto tempo? Accidentaccio. Allora mi prendo un casino nel naso. Pensavo Marco altro. Puff puff, accidenti puff. Non è idea di sputare fuoco, magari non ho, è finito. Quello dei brividi a comporre poesie, non è che mo andrà qua quello dei brividi a qua a prenderlo. No, no, non è tanto questione di sfiga, proprio che devo prendere 8000 gemme. Ah, la faccia. Allora, Sparks, 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 dove sei tu? Sparks, Sparks, tu. T'ho trovato. Marco, sei fortissimo. Ballo tutto, ok. L'avventura continua. Che poi che senso c'ha dire l'avventura continua quando entri in un livello? Magari quando Marco, finisco. Perché... magari no, quando Marco. Finisco, quando inizio. No, no. Hai ragione. Ho sbagliato di ragione. Tata tiri tiri tom pam. Wiri wiri. Ah, un essere. Un essere che corre con una chiave. No, ma spara più velocemente, spara. Che comando. Che fanno? Marco. Lo devi dire tu. Di raggiungerlo. Però non è che... Che cazzo? Beh, quindi... Come facciamo qua? Sparks ci mette 2 anni a fermarsi a sparare, poi... Tanto va veloce quanto me questo. Nì. Nè. Aspetti. Guardate, ragazzi, è velocissimo. Aspettalo dall'altra parte, Marco. Eh no, perché mi aspetta. È velocissimo. E se gli sparo tipo adesso, guarda. Marco. Ho capito. Bravo, Marco. Ma sperai senza... Sì, è quello che ho fatto, pure. Matteo. Oh, guarda, che cazzo mi è sposto quello bastardo. Quello bastardo, signore. Dai, un pezzo di fango. Ah, perché... Mio! Ok. Ah, le goccine, le goccine! Ah, vedi. Siamo un mega coccinellone robotico. Che in realtà è tipo un rasoio. Allora, c'era il davanti del rasoio. È vero. Sì, un altro. Allora, c'è stato spawn. Dove sta? Oh, fortissimo, Dado.
Marco, sei veramente fenomenale, guarda. Mi ha dato il liscio della gemma. Mi fai impazzire. Oh, scema! Pure lo spawn da dietro. Sì, ho preso le fatine. Bravo, Marco. C'è anche lo scudino. Passare. Non fatelo. Bravissimo, non l'avete fatto. Noooos. Ah, questo mi prende. Questo mi prende. Questo mi prende, no? Oh. Aia. Aia. Che imbarazzo. Vabbè, che stai scendendo con questa voracità? Marco, fatti i cazzi tuoi. Il danno inutile. Marco, 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 Marco. Marco catapultato su Pornhub. Su Pornhub. Ah, così? Ok. Marco, cerchietto. Cerchietto. Vola nel tuo mondo, isola circolare. Oh, scemi. Marco perderà questa live di Spyro con i salvataggi. Dovrà ricominciare Spyro da capo, sì, perché è sfigato. Ma non lo farebbe proprio mai. Mai nella vita. Mai nella vita, nella vita. No, non lo rifarebbe mai nella vita. Che succede, Tarco? Cosa? Credo che sia per la sigla di... Digimon. Mi sto mettendo un casino nella braccia. Marco, perché hai l'herpes? No. No, ah, Marco, perché baci troppe ragazze? Dato, magari. Perché baci troppi ragazzi, Marco? Dato, magari. Spero morisse. Scusa, Marco. Ovviamente mi riferisco. Dai, ma siete scemi? Eh sì. Allora, facciamo tipo... Oddio! Mi si è per la sigla. Cosa? No, era per la sigla. Oh! Mimmi Topolino. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Vive nel bosco dei 100 acri. Con Christopher Robin. Ah, Christopher Robin? Un attimo di vuoto. Oh cazzo, me l'ho scordato. Che male. Mini Topolino e Pippo, Paperino e Paperina, Pippe tappe qui, qua e qua, Cippe ciop. Marco! Marco! Ok. Intanto vedo un piccolino e mi sono rotto le palle. Bravo, Marco. Grazie davvero. Flash. Vorrei della vita. Oh, un checkpoint. Checkpoint! Marco, non farlo mai più, per favore. Figura. Ok. E chiuso. Qui è chiuso. Dove cazzo? Ma quando è addosso la piastra chiave? Bravo, Marco.
Mi arriva Sora che rompi coglion. Ah, mi devo andare di qua. Cosa sto vedendo? Ah, il boss, che bello. Si sa prendere la canzone o il livello, decidi tu. Cosa? Microfa, non so se sia peggio la canzone o il livello. Ah, devo prendergli la testa, ok, però io non voglio. Guarda che bastardi che mi aspettano. Oh, oh, oh. Comunque sia Marco, mi dispiace, ma la nostra sfida a Milano dovrà attendere. Che sfida a Milano? Oh! La nostra sfida con la palla da volo. Ah, Dado, se tu sei stronzo. Marco, scusami, non è colpa mia, è colpa di quel pezzo di merda che mi è venuto addosso. No, Marco. Ma non capisco perché non prenda danno. Cosa? Colpisce la testa, Marco. Ora ha preso danno. Vuole prendere danno? Ah, oh no, ma perché devi far spippolare i pallini? I pallini, eh sì. E non prende danno perché se i danni energia basta non conta. Allora. Sono due! Bravo, Marco. Ho deciso di alzare sempre il pollicione quando crepo. Guarda sto stronzo. Marco, fai veramente cacare. Dato, sì. Veramente una boss fight di Isaac. Sì. È vero. Ma infatti l'ho detto, ragazzi, che ho preso in Isaac per... Aia! Crepaci. Non farlo, cortesemente. Marco, ma tu l'hai fatto una bella storia per annunciare la tua live. Bravo Marco, amici, se volete vedere la bella storia di Marco, questo è il nostro canale di Instagram. Mi raccomando, non fate come Marco. Schifo? No, non lo so, Marco, era per dire. Puttana tua madre! Non farlo, per favore! Amici, lo sapete che Marco ce l'ha con me perché sono 3 giorni che rimandiamo nel live. Basta, di Robert. Dado! È morto. Eh no, devono sapere la verità, Marco. Dai, mezz'ora. Sì, mimieggio! Noi siamo amici, siamo noi. Catapultati a Biancavilla. Biancavilla! Dalla città di Palletta arrivo. Libereremo. Ma non cambiare direzione, dai. Cosa? Arriviamo a Blighttown? Sì, Marco. Sì. Annabelle! Ciao, Annabelle! Come? Ho letto viva gli insetti come trovo guadagnato, non via gli insetti. Viva, ma gli insetti guadagnati. No. E... mancano delle gemme, non so quante, ne mancano 10. Non so, fare un bel giro alla scoperta della gemma mancante. Il mistero della gemma mancante. No. Però ho dato il mandi Instagram. Marco, io l'ho detto anche prima, cazzo. Tu non mi ascolti. L'ho sentito. Stronzo. Eccole qui. Ora. Marco, sei fortissimo. No, anzi. 100%. Allora, Dado. Sì. Il gioco è finito al 100%. Sì, ma... deve arrivare al 117. La puttana. Cominciamo con il primo, vai. Allora. Mondo, casa della fonte estiva. Ok, livello? Nella villa solare, ce ne sono due. Il primo come si fa? Il primo è bruciare gli alberi di tutto il livello. E il secondo è superare il record di skate. Sì. Ragazzi, levi di Spyro. Finisce con Spyro al 100%. No, ci provo.
In tutti c'è sopra il record di skate. Che Ma il record di skip è generalissimo di chi? Scusa. cazzo ne so, Marco? Cioè, devo essere il migliore al mondo sullo skate e poi sarei solamente Sì. io il... Sì. Prendo la voce. No, ma te è troppo lungo, ragazzi, sono troppo a queste Marco, se non vuoi platinarlo e lasciarlo a metà, fai un po' su. Devi usare tutti gli alberi di tutto il livello. Allora. Non abbiamo tempo. E allora, Marco? No, non andiamo in giro a caso, seguiamo il livello principale, seguiamo proprio il modo. Hai capito? Allora. No, Marco, io non ho capito. Seguiamo com'era meant to be Vabbè. il Marco, devi bruciare gli alberi. ti brucio a te. Magari, Marco. Almeno proverai qualcosa. Ciao, Artyom! Ciao Artyom! Ti ha chiamato bene adesso, che palle. Via questo. Ciao, Ketty. Ciao Ketty! Alla mamma! E per chi se lo stesse chiedendo, ora Marco ha finito al 100% Spiro 3, sta facendo tutti i punti, stai zitto, sta facendo tutti i punti abilità per arrivare al 117%, che è la percentuale finale. Sì. E che volevo finirlo oggi, Spyro, non vedi? Vabbè, ma falli fuori live se non ce la fai oggi, non fare una live solo per i punti abilità. Forse. E ora sta bruciando tutti gli alberi. Tu puoi chiamarmi come vuoi. Oh. Ayrton, lo sai che sono infortunato per una settimana. Dato, la smetti di raccontarla a chiunque sia abbastanza fermo ad ascoltarti? Marco, vaffanculo. Allora meglio che guardino la tua faccia fissa. Che schifo, 117, chiudi a 114. Dici così, Dato? Sì, Marco. Mi dà fastidio giocare senza perdere. Ma sono tornato di nuovo qua, ce l'ho già stato. Tu sei morto? Tu sei morto. Nuovo Abe Simpson. Eh? Dato il nuovo Abe Simpson. Che Per cosa non avevi visto Simpson? Cosa hai detto? mi lamento dei miei mali. Ah, ok. Come i vecchi faccio. C'è un pollo qui. Ma tranquillo, Ayrton. Meno male che per Milano sono a posto. Marco, c'è un pollo gigante, è bellissimo. Dato, non si prendono Marco. in giro le persone. Marco, ti chiedo scusa. Marco, Ecco. li hai Allora. bruciati tutti però. Perché è probabile che altri... Ok, niente, l'ho bruciato tutti. Bravissimo, Marco. Ora. Ormai mi viene da chiamarti per cognome perché fa ridere. Ora, superate il record di skate e otterrai un punto abilità. Io non so cosa sia il record di skate, caro Marco, però. Se vuoi, ora puoi provare a battere il record della pista. Il Va bene. cronom... Se vuoi, ora puoi Sì. provare a battere il record della pista. Il cronometro partirà quando sali sullo skateboard. Ah sì, Va ok. bene. Ormai sono P in queste cose, guardate. Non è Mamma mia. vero, Mamma mia, Dado. Non mi ha fatto fare l'acrobazia, ragazzi. E io non so quanti punti devo fare proprio per battere il record. Marco. Marco, tu falli. Cioè, non mi ha detto niente nulla al riguardo. Io vado, salto, faccio cose, però. Sono bravissimo, ragazzi. Ormai non ho più segreti per me lo skateboard. Tony Hawk, chi? Ragazzi. Per Oh! Milano sì, ma per la partita di stasera non sei in forma, sei sostituito perfettamente Suso. Guarda, forse meglio di Castiglieco avrei fatto, sinceramente, però. Nous! No, 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 no,
giocare. Anche Tony Hawk cade a volte. No. Dici no? No. Non sono sicuro, dai. Però lo faccio sgambetto mentre sto sullo skateboard. Ma sono fortissimo con lo skate. Però non so quanti punti debba fare. Io Marco, tu falli e zitto, cazzo.
Quindi faccio anche una capriola. Non so, solamente una, pure a farne tante. Dritto sul muro, Marco, così piace a me. Gli ultimi 15 secondi li faccio così. Nose! Devo fare un qualche punto adesso così. Non mi ricordo. Coglione. 3200? Ormai sono fortissimo con lo skate. Ma se faccio 3200 punti? Marco, ti impegni. Solamente con quel caprioli li faccio. Ma oh, vabbè, oddio, ora... ho sbagliato, scusate. Mente scudo, ho sbagliato. Minchia, Marco, hai già fatto quello che avevi fatto prima. Ho capito, non so come, però. Vabbè, sono caduto. Però mi ha dato comunque punti. Ma vuoi che sia, tu sei fortissimo. Perché ho cominciato a girare così piano? Non li faccio così, guarda. No, non li faccio così, scherzavo. Oh! No, Marco, però... Dato, ho sbagliato. Ho fatto un errore di sbaglio. Voglio provare a fare come ho fatto io. Continui a fare 4 capriole via, dice Michel. Porca la mignotta. Marco, non sei fortissimo come mi hai fatto credere. Ciao che macello. Ciao che benvenuto. Bel nome comunque. Sì. Torna indietro. Ti aggiorno una situazione. Il buon Marco qua ha finito al 100% anche Spiro 3, però sta cercando di fare 117% prendendo tutti i punti abilità. Ce la faccio? Sì! Sì! Lei! No! Ho 30 secondi, non ce la farò mai. Non sarò mai come Billy Ballo, Dado. Scusa, Marco, fai veramente cacare. No, 20 secondi non ce la faccio. No! No, a Katie non funziona più l'alert da qualche giorno. Ci scordiamo sempre di controllare. Marco, ma perché strafai sempre? Niente, aspetto che finisca il tempo. E andiamo. Sarà l'ultima volta, ragazzi, ve lo prometto. Ho sbagliato. Ti puoi ricominciare? Arrenditi. Arrenditi. Vola. Uff. Ma guarda come ho fatto prima a fare 1000, però per me si era tipo buggato fortissimo. Sì. No, ma che, perché ha saltato così? Che cazzo, non me lo aspettavo. Fatto dopo questa, no! Poi la faccio photoshoppa su quella di CR7 mentre fai il sì. Non sfidarmi, Ayrton. No, che poi Ayrton ultimamente gli è uscito la vena Master Meme e ha cominciato... Non so se avete visto il nostro... No, dai! Ho fatto il nest in orca. Però, no, la nostra canale Telegram in cui Iru si sta divertendo a memare... Tutti. A memare tutti. Tipo, niente, tra ieri e oggi si è scatenato. E nel nostro gruppo ce ne sono ancora di più, quindi... Vaffanculo. Scusami, Marco. Marco, ma fai quello che prima hai fallito, che ti dava 2005. Ma non so come ho fatto a fare il Ness in Orc. Bravo, Marco. Era ultimamente diventato meme master, ma è sempre stato lui, Marco, ricomincia. Sì, lo sto facendo. Bravo, Marco. Mi arrivano dei messaggi, non so dove mi arrivano dei messaggi. E giro tutto. Giro tutto. Giro tutto. Dove girerà? Problema. Non vedo, okay, manco con la faccia di Marco su Adria. No, Marco, come non dovrei fare di là. Guarda quando ho avanti a giro.
Però se tu mi parti così, io poi... Oh! Ma non mi ha dato i punti! È un figlio di Androcchia! Non fa girare. Beh, adesso ho 2001. Odissea... Nello Spangras. Inizio. Ma perché nello ogni tanto gira lento? Marco, però, che cazzo. Dado. Ho fatto 2000! Ok, ho vinto. Che culo di merda. Come cazzo hai fatto a fare 2000, Marco? Però l'ho rifatto. Ho fatto 1000, la stessa acrobazia di... Ho capito, Marco. Ogni volta che fai sempre la stessa acrobazia ti dà meno punti. Infatti per la rotazione ti dà 1. Sbagliato rampa. Vabbè, comunque si hai vinto, dai. Grazie, comunque Marco, fra poco vado via, intanto ti linko la pagina dei punti abilità. Grazie, te lo metto sul secondo schermo. E quando vado via poi te lo metti lì. Ok. Adesso mi arrendo. Fai. Come ragazzi, ma... Spyrock, ok, punto abilità. Linkamela. Ma com'è che culo, Darko? Beh? No, ho avuto veramente un culo pazzesco, non so ma cos'è, come hai fatto. Vado a fare in culo. Punto abilità, ora. Casa, mondo, casa... No, aspetta, sempre lì, nella casa di Fonte Estiva, il cratere fuso. Nella zona del Serge Bird, monta le 5 teste degli idoli una accanto all'altra. È scritto con un italiano di... Non posso dirlo. Allora, andiamo quindi... Come uno che ruba il rame, Marco. Cosa? E uno che ruba il rame, dicevo. Come, scusa? Eh sì, Marco. Burp. Un attimo a fare una cosa. Wiri, wiri, wiri. Wiri, 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 wiri. La faccia di Marco. Com'era la mia faccia? Non lo so. Niente, l'alert è morto. Italiano di uno che ruba il ramen. Che sì. Buono il ramen. Mamma mia. Oh, Marco, amici, Dado. Vi saluto, dai. Ciao, Dado. Intanto raggiungo da solo, perché Dado è una merda e mi abbandona, il sergente Bird, che ricordiamo tutti. Scusa. Sta qua. Ah, ma qua non sale da solo. Ciao, dove? Amici. Ciao, Dado. Da Milano. Milano. Forse. No, Marco, non mi prendo un cazzo, tu sei ricco. Ciao. No, ma ricevo per te, Dado, in realtà. Marco, me lo offri tu. Ciao. Sto giocando a nascondino con i miei. Allora, andiamo intanto a recuperare le teste. Non si sì, per ricordare che cavolo sto. Mamma. Sembra ieri che ho fatto questo livello. Ah, cazzo. L'aspettiamo. E lo prendo. Vai. Ma che si spara così? Era tanto che non usavamo il sergente uccello qua. Volo. Com'è che si molla? Molla così? Sì. Però fammela mettere nel verso giusto. Tipo, ok. Cazzo. Gira. Cioè, che cazzo di punti abilità sono poi? Cioè, se no come fai a scoprirli da solo? Poi uno, se non mi sbaglio, stava tipo qua su. No, qua su ci stava. Ma... Ah, no, l'ho già... Porca puttana, po'. Ci chiamo i gallinacci. Da qualcosa, sì, spostiamo gli sputi. Non pianto, lo offro io il ramen. Oh no, una prova nel mangiare il ramen. Ma anche io il ramen l'ho mangiato solamente una volta. Porca troia, se mi sono innamorato, è tipo una delle cose più buone che abbiamo mangiato. Ma io il problema è che, porca mignotta,
Era andato da Raminaro, che per Roma ne abbiamo uno vicino a stazione Ostiense. Però lascio qua, vaffanculo. Che la ciotola più grande veniva a 20 euro e non ha riempito nemmeno un decimo del mio stomaco. Quindi un attimo di migrante. Poi ci dovrebbe stato. Nella bocca del piripacchio. Però mi era piaciuto davvero tanto. Ah, da qua ci siamo usciti prima. E non so minimamente dove sono gli altri. Qua ci siamo stati prima, ok. Poi più con il mio senso di orientamento, Aliezer ne sa qualcosa. Erano 5, scusa un attimo, come da controllare. Monta le 5 teste degli idoli uno accanto all'altro. Ok, qua per terra non ce ne sa nessuno. Qui ci sarò stato prima. Andiamoci per sicurezza, ma mi pare di sì. Ok, sì. Qui era chiuso e ci ha preso. Non c'è tipo aperto sopra. Nope. E cosa manca? Qua non ci sono andato. Sono ok. Mi tocca trovare l'ultimo. Intanto posizioniamo questo. Non posso riesco a parcheggiarlo lì in mezzo, anche se mi dubito fortemente. Giro. Ne manca una. Qua dentro. Qua ci sono già stato. Sono già ia stato. Non so che mi vado a fare tanto il giro, ripasso qua. Da qua si esce. Mi dare il cuore, qua ci sono appena stato. Qua sotto ci sta qualcosa, non no. Che sta? Sopra? No? Un attimo, mi do una grattata all'occhio. Queste sono quelle cose che devo fare quando ci arrivavo e devo controllare da subito come si facevano. No, pure poco fa tra l'altro. Qua ci sono solamente i tizi senza testa. 1, 2, 3, 4. E il quinto non so dove sia. Ah no, 1, 2, 3, 4 e 5. Mi manca la quinta testa. Allora, non è che ci sono tipo altri percorsi qua dentro. Ah, un attimo che rimetto la chat, scusate. No, l'ho già fatto. No, metterlo sui corpi era per finire il livello. Culi. Ho paura. No, micro, non devo rubarla a quello. Ciao Simone. Perché metterlo sulle teste era per finire il livello, ma quello l'ho già finito. Devo solamente trovare l'ultima testa che stava qua. Ok. Aia. Ho perso la cosa, che palle. Ma allora, ciao Michiro, alla prossima, grazie per essere passato.
Ok, contabilità ottenuto. Il prossimo. Cratere fuso alla zona di Riccone. Usa supercarica per abbattere una parete con la crepa. Ah, vedi. Nella zona di Riccone non so cosa intenda. Cerchiamo. Appunto, qua vi rimetto. Neanche se ci fosse la zona di Riccone, perché non mi ricordo quasi minimamente il livello. Uff, che culo. E... via tu, via tu, via tu. Aia. Ah, ho sbagliato nemico. Ok. Così, quindi la lumaca. Va bene. Riprendiamo la lumaca. Siamo a cratere fuso, no? Siamo a cratere fuso. Nella zona di Riccone penso sia un grandissimo sbaglio, perché cazzo è la zona di Riccone? Il giro classico del livello era questo, era abbastanza breve questo livello, mi ricordo. No, qua ci sta la morte. Allora, vediamo qua. Lo giriamo per bene. Carica per abbattere un mondo. Rocciose. Aie. Niente, niente. No, ok, non era qui. Hop. Hop. Da qui siamo arrivati? Buh. Essere, non ricordo dove siamo. Ah, ok, no. Allora, noi siamo arrivati da lì. Ah, eccola lì, ok. Questo qua. Ciao, alla dopo. Ma ah no, questo qui mi sa che l'ho già fatto. Questo qui l'avevo già fatto, mi perché tutta la supercarica. Dovevo scendere e rompere un muro che stava. Allora, per prendere la supercarica cerchiamo il muro. Era questo qua. Quindi un grandolla supercarica. Lo rompo, non mi dà niente, infatti l'avevo già fatto. Il prossimo. Specie della conchiglia bruciata della carina si trova alla fine del livello della gigantesca conchiglia. Guida, specie della conchiglia. Vediamo un po' quanti ne mancano. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 16. Dai. Il controller tantissimo. Dai che abbiamo quasi finito. Se non lo finisco entro stasera, lo finisco dopo la live. Quindi comunque oggi ci vediamo nel capitolo Spyro. Allora, e che devo fare? Bruciate la gallina sta alla fine del livello nella gigantesca conchiglia. Quindi alla fine del livello stava dove? Non è che alla fine del livello intende forse... Mi sa che ci stava un sopra qua. Sembra raggiungibile da qui? Se no, la fine del livello era qui anche. Non è, scusami,
spiaggia della conchiglia. Come faccio a bruciare qualcuno sott'acqua? Lassù. Forse qua dentro? Bluto, il rino che ci ha sfidati una Allora, te la sei... Ok, buona fortuna. Dovevo dire no, in realtà. Posso uscire? Non fare? Palle. Esci dall'area. Vediamo. Bluto, il rino che ci ha sfidati una battaglia navale. Allora, te la... Non ti biasimo. No, però mi fa uscire. Che palle. Allora, questa è qui l'unica cosa che posso fare fuori. Galline sono la prima. Bluto, il rino che ci ha sfidati. Allora, ok. Devo davvero sfidarlo per forza? Vabbè. Ora la cosa da vedere in realtà è che ci sono gigantesche conchiglie qui. Diamo un'occhiata veloce. Insomma, lì che va, magari se ci sta Isa, chiedo ad Isa. Via. E vabbè, esci dall'area, aia. Mi sa che non è qui. Metto la chat. Ma no, sbaglio, sono un coglione io. Allora, non ti via. Andiamo giù e vediamo cosa trovo. Ah, posso uscire anche di qua. Quanta roba. Gigantesca conchiglia. Potresti essere tu. Ah, vedi dove siamo. Ok. Dico anche io dimentico vedo questa. Non è che posso tipo. A parte che non sono neanche alla fine del livello, ho sbagliato mira. No, mi sembrava aperto. Ovviamente dove sia. Aia, che malox. Pim pim piriri ti 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 ti. Tra l'altro mi ricordo che in questo livello avevamo anche finito abbastanza Artroxas. Però esco un barzo, non viene più. Ok. Però quando andavo solamente su non ci stava. Non c'avevo sulla foca. Dio, che palle. Allora. Andare alla fine del livello. Il livello. E andavi avanti, scendevi. Arrivavi qui. Non è tipo questo qua, gigantesca conchiglia. Entriamo e vediamo se ci sta una bambina. Vorrei averlo già fatto, non mi ricordo, non mi dà più la gallina perché mi è già bruciata. Ma nel livello è una gigantesca conchiglia questa qui. Ma
Ah, è tanto alto, ci siamo una conchiglia a cazzo. Una gallina a cazzo e l'altro fuoco. Non so neanche come. E via. Cambiamo livello, andiamo. Nella zona ci sono i dollari di uova. Installo. Ok, andiamo al mondo. Ah, sono solo scemo, ho sbagliato a prendere. Vabbè. Comunque devo andare a casa del giardino del sole a cercare due uova, devo prendere fino al piedistallo. Quindi. No, ho sbagliato cose da premere qua e qua. Ok. Spero di farcela davvero entro stasera, perché non ho veramente tanta voglia neanche di fare sti cacchi di punti abilità. Però che tocca fa, che tocca fa. Ah no, ho sbagliato. Guida. Il giardino del Grand Soleil. C'è un dessert che va agitato in il freezer congelato, delizioso, al palato, para. Comunque vi dicevo, io dopo Spyro comincerò la serie su Shadow of War. Finita Shadow of War, cioè dico finita, durante la serie di Shadow of War, diciamo che la interromperò. Esattamente, Artyon. E interromperò a metà, magari non era proprio all'inizio, live su la serie, scusami, di Shadow of War, per farmi quella di One Piece. Andando, bisogna cercare di uova che comunque dovrebbero rimanere, quindi posso cercarli bene. Ah, lui ha detto giardino del sole, una zona in cui ci sono i dollari di uova. Il problema è che il giardino del sole è questo, non ci sono altri posti. A meno che non siamo despawnati, quindi ci planare fino al piedistallo. Non so di quale piedistallo farli. Per i vasi che tra l'altro manco ci sono più, perché appunto l'ho rotti. Quale piedistallo? Dove stanno i ladri? Ovviamente sono despawnati. Mondo. Casa del giardino del sole. Nella zona ci sono i dollari di uova. Lana al piedistallo. Non sei per niente chiaro, figlio mio. Non mi guardo tipo velocemente un video. Facciamo così, va? Visto il video? Guarda molto velocemente. Allora. Ok, questo qui. Che palle che non mi fa in ordine. Alcuni sintomi se non voglio mai farli. Guardate. Oddio. Ce ne sono alcuni che non voglio davvero fare mai nella vita. Dai, che non posso guardarmi 8 minuti di video. Fare così, così prendo del fuoco di dolci. No, assolutamente no.
È un bugiardo quello di questo video, non si è fatto tirare gli skill points. Bugiardo? Mi ha gabbato, non è vero. Non erano tutti pezzo di fango. Allora, plana fino al piedistallo. Palle. Forse riesco a trovare un altro sito che me lo dice meglio. Spyro. E quindi abilità. Dice la stessa identica cosa, proprio in colla hanno fatto. Vediamo un po'. Questo è una guida ma è vuota. Mi sembra giusto. Ah no, eccoli. Allora. Sentite, intanto andiamo a Torri Incantate. E facciamo il coso. Normalmente la sfida di skateboard. E che mi dispiace non finirla al 100%, porca miseria. Al 100%, poi al 117% in realtà. Al 100% è già bello che è finito. Dobbiamo per forza mettere la stessa cosa dei punti abilità, eh. Non erano felici altrimenti. Allora. Ah. Ma levatevi dalle palle, su. Facendo cose. Ah, mi sa che forse qua sotto era il sergente Bird. No, ok. Voglio romperlo. Adesso, no? Direi che sei pronto per una sfida testa a testa. Bene, vince chi totalizza più punti entro il tempo limite. Ok. Andiamo. E vediamo quanto riesco a fare. Ah, così. Perfetto, come cominciare bene? Arrendi e ricominciamo. Beh, non c'è. Bene. Vai. Provo mi saltassi in avanti, non questa cosa più così. Dai. Beh. Ok, riproviamo. Forse se non premo salto in avanti. Ok, vai. Sì, però se tu sei coglione, vai avanti da solo. Pure 2 anni a fare la discesa in metà. Andiamo verso il qua. Ok. Vai. Facciamo questa cosa qua. Che rischio, ragazzi. Vediamo un po' se riesco a fare abbastanza punti così. Ok. Vai, così. No, non ne ho fatti altri così. Spero di non aver perso tanta roba. Anche che poi comunque mi sono messo qua dentro, ma... Va bene, Marco. Va bene. Non è che state tanto per uscire. Ok. Mi sembra un buon modo per uscire questo. Andiamo così. Poi saltiamo qua. Facciamo qualche giro. E ora andiamo a sbattere contro un muro completamente random. Ora che siamo là. 50 secondi, ma l'ho bello che batto comunque. Così che mi recupero.
A me capriola all'indietro mi dà veramente niente, quindi il prossimo salto lo faccio in avanti il capriola. Vediamo se mi dà dei punti in più. Madò, quanti punti, quanti. Altre va. Ok. Beh, direi che ho stravinto. Vediamo un po' quanti giri riesco a farli fare, va. Beh, mica male. Ma non so neanche più che acrobazie fare. Ah, beh, in effetti sto giocando solamente una parte. Incredibile! Come hai fatto a diventare così bravo? Non era questa la sfida? O forse l'ho già fatta? Tu rincate di superare il record di skate. Se vuoi, ora puoi provare a battere il record. Ma perché non me l'ha fatto fare da subito, scusami? Se vuoi, ora puoi provare a battere il record della pista. Il... Ok. Una minchiata perché potevo fare un'altra cosa, però va bene. E allora, messo così verso del tempo e via. Anzi, facciamo una cosa, mi arrendo e riprendo dove volevo. Il record della pista è solamente 1000 qua. E vabbè, va bene. Il record della pista è 1000, te lo supero in un secondo. Peccato che debba essere 2 minuti a fare trick a caso. Fatemi mettere la chat intanto. Ok. Vola! Beh, record della pista superato. Se non starto me lo dici. E... qui volo. Ma allegra scampagnata. Muoio. Adesso mi faccio la stessa cosa ma con le capriole in avanti. E ora ho un minuto di tempo. Vediamo se ho questo minuto. Hop. E hop. Ormai sono davvero un nuovo Tony Hawk. Che ne so Tony Hawk. Da manco più punti questo. Via! 42 secondi di due palle. Lo facciamo una cosa, visto che sono solamente a sinistra, diciamo a destra. Infatti mi dà. Ah merda, speravo di tirare la sinistra. Com'era, gira a destra così, ok. Pidim, piripim, piripim. Ah. Ok, dovrei aver finito. Ah, era 10.000 il record della pista, capirei, ho letto 1000, figurate. Non l'ho battuto. Solo un punto abilità. Potete distruggere tanti cartelli di piragna. Palude dei brividi, magari ci becchiamo pure coso. Magari ci becchiamo pure il riccone che è andato a riposarsi lì, ha detto. Vediamo. Pam. Para 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 pam tiri 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 piri pipi pipi piri 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 piri. Devo bruciarli, ha detto, tanti cartelli di piranha. Distruggere battuta generica. Uno. E poi un po' se ne trovo uno qua dentro. No. Uno, due, non so quanti sono.
siano, nel senso ci appuntare. Questo via. Vai, vai, vai. Ma quanto è sempre questo? Prossimo qua. Ah, qua ci sono addirittura due. Che storia. Uno, due. Via. Via anche tu. Via anche tu. Passiamo di qua, rompiamo questo, qua ci sta il livello di Scila. Non vorrei ci fossero. Allora, facciamo così. Andiamo da Scila e vediamo se c'è dei piragni anche qua. Divertiti di piragni anche qui. Oh mio Dio, questo livello. Abbiamo le bombe. Una gabbia di uova. Che brutti ricordi. Ti aspetteremo. Mamma mia, che brutti ricordi di questo livello. Tra l'altro, vi ripeto, sembra ieri che lo stavo guardando. No, comunque qua non ci stanno. Quindi esci dall'area. Non le bombe, mi piace. E andiamo a cercare gli ultimi cosi. Dove me lo sarò perso secondo voi? Di qua, no? Beh, sicuramente non sta su. Non c'è più su. Torniamo un attimo all'inizio. Se no non capisco nulla. Non è che dove sto andando in realtà. Non mi sono perso, sto già andando a casa. Non so neanche che questo è questo. In ogni caso comunque non c'è sta. Ah, ok. Forse so dove sono? No, non so niente. Però vedi come va di qua. Oh, voilà. Ecco dove era nascosto. Il prossimo sergente bombarda tutti gli scoiattoli. Base del sergente Bird bombarda tutti gli scoiattoli. Sarà una rottura di coglioni. Allora, dove c'ho un cazzo di tempo, sono le 36 e ne mancano ancora quanti? Mi manca quello della planata e quello della conchiglia e poi ce n'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devo addestrare i colibrì, devono essere in perfetta forma fisica se vogliamo sconfiggere la madre. Ok. Sì. Andiamo a bombardare tutti gli scoiattoli. Ragazzi. Mi sono perso, ragazzi. Allora. Grazie, signor. Sì, figuri. Dove. Da? Ah, di qua, ok. Ah, quindi i soliti sono questi. Ok, bombardiamoli tutti. Che cosa devo attaccare anche le bestie? No. Signore, ho sequestrato le razioni nemiche. Non andrà. Non ho ben capito. Signore, i Rinok hanno bloccato l'uscita. Sì, ma non ben capito perché mi hai fatto andare indietro in realtà. Preso. Ok. E questo era uno.
ce ne sta uno qua. Preso. E altro in giro per caso. Oh, che palle, qua devo essere ripresetto. L'altro stava qua. Dove era il suo? Dove era il suo? Liscio, liscio, vai. E anche tu sei andato. Quanto ok, allora, tanto c'è un zanto. Preso. Ok, possiamo proseguire. Dai. Dai. Ok. Continuiamo a vedere qui che magari è colla, ce n'è un altro. Prendilo, che botto. Io spero che il bombardo riguardi anche i missili, non solamente le bombette. Urlo, sono morto, così, davvero? Aia! Poi ce n'era un altro. Uno qua su. No, aspetta. Così. Ah, l'ho finito. Qua. Ok. Vediamo se ce ne sta uno qua dentro. Aia! Che cazzo? Mia, ok. Non ho fatto scena perché c'è finito il pazzo. Ho chiesto completamente il video di gioco a fatto. Ah no. Ok. Via. Andiamo a prendere gli altri allora. Eh sì, devo proprio fare come ho fatto adesso. Credo almeno, insomma, non lo sto più trovando.
come andare a prendere quelli prima, tipo questo qui. Ah, ok, ho trovato punto abilità. Il prossimo altare congelati, sconfiggete lo Yeti in due ra. Mi piacerebbe poi che magari qualcuno mi sta a farmi compagnia dei corgi, invece no, mi lasciano solo. Bastardi, pezzi di merda. Cosa sta succedendo? Perché sento rumori ma non vedo nulla qua? Ah, perché mi era partito il video, niente. Ok, allora. Fanculo. Sei buono, ma che stavo guardando, sto mettendo. Oh, Morenix, grazie. Purtroppo non funge l'alert box, insomma, non ti vedo. Let's try that again. Vediamo un attimo. Ah, adesso funge, però non mi fa più fare il tuo, aspetta, appena. Dai, mi risco un attimo. Comunque. Ciao Artyom Riders, quello che stiamo facendo adesso è cercare di finire Spyro al 100%. E per finirlo, aiuto, devo fare gli ultimi punti abilità che mi mancano da prendere. Senta, magari fare cazzo di simile. Sì, però sei stronzo. Che palle, scusate ragazzi. Non ci sto più. Guardate se devo fare un game over qua alla fine mentre cerco di finire al 100%. Che cazzo. Forse stava qua su? Non ricordo minimamente dove stava il livello segreto. No dai, che andiamo a prendere lento. Facciamo un po' il culo. Andiamo. Grazie. No, è giusto che se le prende Milano. Eccolo, sta lì. Quello stupido. Andiamo a fare la scazzata. Ricordami i tasti. X parare, cerchio gancio. Allora, per colpire, quindi. Ciao Marinx. Quindi X jab, cerchio gancio e triangolo parare. Colpi bassi di parare. Aia. Come cazzo era in tanto. Aia. Ma sento un cazzo difficile. Che culo. Vediamolo. No. Lo devo provare. Mamma mia, in faccia. Muori, sì. Dai, muori. Merda. E un round, signori. Quanta abilità? Gliele hai pro. Devi tornare sul ring. Scusate, siamo ad altari congelati, non lo fa vedere. Comunque forse intendeva nel secondo round. Questa volta sarà un incontro su tre round.
Vediamo. Speriamo di farcela. Che cazzo? E dai! Aiuto! Aia! Che palle, ragazzi, sono dei livelli più difficili e inutili. Aia! Oh, a scemo! Che cazzo faccio a farlo in the round? Tanto cazzo è forte. E basta. Oh, è scemo. Caputtana. Aia, aia. Bastardo pezzo di merda. Muorici. Muorici. Che cazzo. Che botte. Ma che devo quanta vita ha ripreso. Veloce, veloce, veloce. Era il colpo basso, non ricordo, non ricordo. Non cerco. No, non ricordo. Mix. Che cazzo. E vai, colpiscilo sopra. 35 di forza, 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 forza. Mi sono fortissimo. Su, continuo così. Secondi, faccio tutti quanti, guarda. Dai. Oh, aia. Faccio così, poi così. Faccio così. E poi così. Faccio. Oh. Oh. No, dai, no. Merda. Questo è l'ultimo ora. Quindi devo rifare proprio tutto quanto per prima. Devo essere più a tempo. Non valeva come strategia nella valle. Oddio, forse si può continuare. Un po'. Intanto la faccio. C'è una pure la intelligente. Che palle. Aia! Mi sto pure seccando! Devo farlo in due round, però che palle! Ehi, questa non è la mia palla! No, voglio rifarlo. Devo morirci. Beh? Oh, ho trovato la mia palla! Avevo dimenticato di averla prestata a Eugenio! Poco male, no? No, dai! Dai, però non potete essere così stronzi. Devo pure fare 2 ore di caricamento. Dovevo perderci. Ho fatto la cazzo, dovevo perderci. Non l'ho fatto. Pa pa pam. Questo è 19:44 già. Io che speravo abbassasse praticamente i livelli di sparsi. Nettapino. Vediamo di farla abbastanza velocemente. In caso di creparci con Bentley. Poi ne mancheranno, mi pare, meno di 10, ne avevo circa 9.
via. Il problema di quel livello di spy di Bentley è che tiene memoria durante i tassi premuti, tipo fino a 5 tassi prima, quindi non fai davvero in tempo a cambiare combo, non è per niente responsivo. Quello stupido, sapevo che... giù a terra, primo round, così, di cattiveria. Magari muovo da adesso il punto abilità. Devi questa volta. Avanti. Non essere... Oh, questo non so. Aia. Ok, bello questo. Ok, buono, giù. Buono così. Aia. No, così. Bello dritto in faccia. Farlo subito. Mancano solo due. Dai, dai, dai. Dai, ce la faccio. Sì. Oh. Dritto in faccia, così. Dai. Ho preso sto punto abilità. Ho ottenuto punto abilità. E il prossimo. Poi a trovare il potenziamento della Agent 9. Ah, intanto andiamo su flotta perduta a battere record di skate. La flotta perduta. Dove stava? Ma come ricordo cosa è flotta perduta? Un momento. Cazzo, davvero flotta perduta, non me lo ricordo mica a sto livello. Flotta perduta, che cos'era? Mi viene in mente solamente quello di... su quello smadonnato gli... che era tipo 3 giorni fa. Con l'acido. E infatti era proprio questo. Perfetto. Batti il record di scritto. Allora. Aia, aia. Andiamo qua. Non batti il record di scritto che non voglio mai farlo. Vai. La sfida di scritto più difficile mai creata è questa. Di qua, così e via. E andiamo. Almeno più o meno mi ricordo le strade. Mi avrai anche battuto in una gara di skate. Ok. E ci sarà un qualcosa da fare? Ma non so cosa. Niente. Non so davvero cosa debba fare. Mm.
Non mi ha saltato. Sono giusto un attimo scordato. Sicuramente sto facendo dei giro, lo sapete, sì, perché non mi ha detto di fare nessun nulla. Vediamo un po' quando finisco. Non mi arrivo. Cazzarola. Sto mettendo un bel po'. Oddio, un bel po', in realtà anche abbastanza poco. Avessi fatto così da subito. Ultimo giro. Ok. Tengo il turbo per il salto qui. Sì, ci arrivo. Non ho capito questo respawn. Mi ha fatto anche saltare un botto di strada. Ho provato a rispondere completamente a strada. Abbandono la gara e ricomincio. Forse riesco a fare anche il quarto, sì. Poi. Ah, non c'è da caprire qui. 1, 2, 3. E porca miseria, abbandono la gara. Ah, rifà. 1, 2, 3 e 4. Via. Perfetto, ora il turbo. 1, 2 e 3. Via. Velocità. Così. Andiamo alla gara e ricomincio. Non dovrei far cazzate, è veramente pesante. Anche perché sono io. È un po' difficile che non faccia cazzate. Ma perché mi ha dato così poco turbo? Scusate. Ho fatto le stesse acrobazie di prima, ma dovevo vedere la metà del turbo. Ah, di nuovo, vabbè. Come vuoi. Dovrebbe bastarmi, però. Così. Così. Ma non credo basti. Dai, dai, dai. Oh sì. Dai. Andava pure bene. Riproviamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Poi ci facciamo insieme. Qui. Cosa? Come? Io questo lo dico, non ci riuscirò mai a farlo. Ok.
succede granché. Ho evitato il turbo abilmente. No, ma ci siamo scordati. Che cosa? Ehi! Palle. Già un livello rotto questo. Anche pure la sfida di qualità tempistica. No, preso. Okay. Mi raccomando. Sono stupido io, sono stato. No, no, che crash, guarda, non è bastato Spyro. Sto trilussa comunque. Guarda, non vedo l'ora di... Ma perché devo capire adesso se entro nel loop in cui non riesco a fare cose? Non vedo di finirlo io, trilussa. Sto cercando di fare tutti quanti i punti abilità per finirlo al 117%, ma... Vai dire, davvero dura. Io adesso devo fare questa gara qua, rottissima, in 1.45. Voglio vedere come. Quando mi si rompe così a cazzo, completamente a cazzo. Ovviamente poi non posso far premere che lo skateboard si rompa, perché vaffanculo, ho perso tempo. Beh, concentrazione. Adesso non posso reagire, scusa. Dov'ha? Dov'ha? Aspetta, come cazzo di fare? Tecnicamente lo faccio come ho fatto questo. Dovrei riuscirci. Non chiedimi perché ho fatto questa cazzata, non chiedimi, non lo so. Non lo so perché l'ho fatta. È stato proprio una cosa spontanea. No, pure io l'ho sempre adorato, Spyro è sempre stato molto meglio rispetto a Crash, secondo me. Fino a quando poi non ti costringe a finirlo tutto quanto al 100% e ricominci a odiarlo. Ok. Calma, fammi il turbo. Tiro, salto, faccio la capriola. Vado dove voglio, perché vado dove voglio, italiano. Rifammelo. Due ore di respawn. Non me lo dire. Ah, perché me la considera come morta. Anche Skylander era figo, non penso. Sai che non ho mai giocato Skylander? Perfetto. Grazie corpo che mi fa stare utile in questo momento. Dice che il momento migliore. Guarda, sto livello. Male che volevo tutto oggi, sto per il cazzo, guardate. Fin da quando perdiamo secondo me. Conosciamo anche gli altri che danno tutto. Uff.
dritto così. Merda, ma tocco. Migro. Sto a fa i punti abilità, te l'ho detto, non ne stavano qui di punti abilità. Aida, Aida è davvero brutta, Migro. Devo fare questa gara in 1 minuto e 45. Però no, a sbagliare di acrobazia e a cadere di sotto. Sono efficiente. Veramente parlo con un po' di calma, di concentrazione. Cioè, renditi conto del motivo che ti rompe. Che bello, hai visto? Che devo fare? Ovviamente devo curvare per farlo atterrare, ma se si rompe non ci posso. Ovviamente quando raggiunge una certa velocità e tu atterri perpendicolare alla vettura precedente, lo skipper fa wash, ma che cazzo stai facendo? Mi rompo un po'. Facciamo un po' di curva. Non farlo che tutto ci riesce. Uno e due. Ok. Andiamo di turbo a gogo. No, non mi saltare, spero. Ci rendiamo conto di quello che è successo? Ci rendiamo conto di quello che è successo? Vediate, questo è veramente un loop simulator quello che state vedendo. Ma sì, un livello che è già difficile, devo combattere pure contro le cose fatte a cazzo di cane. Mo guardiamo quanto dobbiamo andare. Prendete a casa. Saltami per favore. Io mo qua. Faccio. Della morte ora non mi avrà assolutamente più tutto pure e via fare. No. Ah, ma io ho un... Cioè, come faccio? A salire in alto se adesso invece andare dritto a metà percorso circa. Mi sai dire dove di preciso? Cioè, io mi mancava ancora un giro, pure quanto domani giri. Andiamo un po' dove, no? Perché ho visto che ci sono scorso io, però non credo come cazzo raggiungerla. Vado di qua. Tipo lì. Come cazzo ci arrivo lì però? Per tornare indietro. Perché da qui dovrei fare così. Poi cadere di sotto. Riproviamolo. Voglio vedere quanto effettivamente si tagli. Ok,
primo proiettile. Un proiettile, intendi questo qua proprio superato? E vado di qua. Manca un bel po' di velocità, effettivamente. La velocità che mi passa per fare questo. Sì. E per far rompere lo skateboard a cazzo. Però comunque il tempo che ci metto è sempre poco. Io ti ricordo che ho davvero pochissimo tempo a disposizione, perché 1 minuto e 45 per fare dei giri qua, io non so come si faccia. Comunque io sono arrivato alla fine in pochissimi secondi. Ragazzi, mi perdonate se non lo finisco al 117%? Perché sinceramente io questo livello non so come farlo in 45, 100 minuti e 45 secondi. Ovviamente come posso farlo? Io vado finto al gioco. Prendilo. Uff, ok. Ok. Oddio. Che macchina. Non so dire. Ho pochissimo tempo per farlo, eh. Anche il cubo. Che famo? Ti buggi pure, mi fa fare un giro in più. Come famo? Io ho finito i giri, ciccio. Che devo fa? Tiro. Io ho finito i giri. Però non me l'ha contati. Ero già al terzo giro. Ditemi come me lo sono immaginato solamente io, che ero già al terzo giro. Io ho visto 3 su 3. No. Vedi. Io ci riprovo, ma avevo già fatto 3 giri. Okay.
sbattuto. Vedi, allora non me lo sono immaginato solamente io. Vabbè, devo fare spazio qua, sono scemo io, Riproviamolo. E via. Mettiamo tutti quanti per sicurezza, il primo giro. Questi cavoli che ho perso il turno, sono il secondo. Di arrivarci, sì, così piano vado. Oh merda, cosa fa, niente, non posso andare a prendere i turbillon. Forse sì, però non me la rischio. E come posso saltare il traguardo dritto davanti a me? Siamo al terzo, vediamo. Ok. Oh merda. Vabbè, fa niente. Comunque quello che voglio vedere è se mi fa concludere la gara. Ti rendi conto, Miglio? Dove... non so dove ho sbattuto io. Ma me l'ha fatta concludere. Può essere. Vediamo, eh. Guarda che qua avrei vinto, mi ha fatto sbattere sul nulla. Ogni volta è una cosa nuova per non farmi una fare. Oddio, sai che mi sa che c'è ragione io. All'ultimo giro lo facciamo dal basso là. Capisco. Devo rompere un secondo lo schermo. Oh, l'ho preso, meno male. 45 secondi di vita. Ce la faccio. 2, faccio l'ultimo giro. 30 secondi. Dai, perché non l'ho ripreso affatto bene. Allora, fabbrica di fuochi d'artiglio continua. 1, 2, 3, 4. Io ero sicuro di finirlo oggi, sto gioco del cazzo. Fabbrica di fuochi d'artificio, non so cosa significhi trovate il potenziamento della Legend 9.
Però andiamo a fare il livello di Agent 9 e poi vediamo. Allora, mi piacerebbe vedere se ci sono modo di contare i punti abilità. I rumori che sentite sono Eris fatta fatta, il cane che fa casini con il giocattolo. Allora, vediamo un po' questo potenziamento. Intanto, allora, puntiamo che ci sono modo per vedere i punti abilità. No, ovviamente. Lavoro un po' stronzo, eh. Sono le credi di Pain, queste sono importanti. La fammi saltare, no. E via. Ok, frame, i miei frame, aiuto. Cosa sta succedendo? Aiuto! Aiuto! I miei poveri piccoli frame. Oh, il gioco. Mi fatemi controllare la CPU, cosa sto facendo? La CPU è normale. 100%. Guardate che male! Che male! Che male! Cosa sta succedendo? Mamma mia che male. Dura di non stare qua, mi sa. Molto rally, ti hai visto? No, che era quello del drago. Edward cali di frame, siamo. Ah, guarda, che cazzo. Andiamo a fare la missione di Angel Knight. Dovrei avviare il gioco, ragazzi. Proviamo a indovinare il numero di FPS. Intanto cerchiamo di vedere come andare. Io vorrei prendere due. Come salvo qui? No, sì, lo so che è un minigioco, però non mi ricordo niente dove che si trova. L'ho pure già fatto. 22, dici? È un numero abbastanza plausibile in realtà, 22 per secondo, sai? Guarda il fuoco, guarda il fuoco! Cadere Marco. Allora, dove è stato? Dove è stato? Dove è stato? Proviamo a rientrare qui e andare in qua. Quante volte era questo? Dove sta? Provo a salire su, magari. Qua ci sta. Oh, ecco. No. Ehi, hey, Spyro! Sto aiutando un certo Andela.
Ciao, agente 9. E inventi il fattibile. Pure un botto difficile, cioè pure un botto lungo, posso dire, palle. Ah, mi faccio un po'. Ragazzi, voi mi dispiace, potete vedere sta cosa, non c'è neanche il motivo. Tanto prendo il potenziamento per l'arma. Poi magari l'ho anche già preso perché mi sembra un po' difficile. Senta l'arma. Quello vuol già tutto questo posto. Vado a capare due volte, ma indietro, fare due volte avanti. Questo è il vero sparatutto, eh sì. Vai qua. Aiuto, mi ha attaccato un cane. Ehi, a scemo. Vai, buono, buono, buono. Ehi, salve. Passa. Vieni insieme. Tutto. Via, muori, muori. Non dover rifare il primo livello di Agent 9 perché era davvero lungo. Aia, che cazzo è? Sono one shot. Vieni qua, vieni qua. Ti prendo. Non l'ho preso. Oh, ok. No, ho capito non per quale motivo. Prendo la vita. Non mi sa che era tipo la vita rimasta. Poi slow motion è ancora più lungo, sì. Sì, sì, sì. Mi dispiace. Penso faccia venire un botto in mal di testa, scusami, però volevo davvero sbrigarmi a finirlo e trovare. Infatti, va bene. Ma devo trovare sto cazzo di potenziamento per l'arma. Vai. Oh, boni, boni, boni. Voglia. Poi ci resta, lo dico. Guarda il razzo, guarda il razzo. Esco. È la freccia di Zenone il razzo praticamente. Dopo mi guardo il video di YouTube così.
lo... questo è abbastanza... veramente nulla. Ah sì? Andiamo a vedere. Ci pensavo che stesse in alto, però speravo lì la prima stanza. Levaci. Poi tra l'altro tra un po' dovrò anche interrompere perché devo andare a cena. Aia. Succedendo qui, oh. Ah. Quanto rumore, non so dove sono. Nel video della versione vecchia, che non vado a vedere. Ah, di qua non era poco. Quanto un nuovo piano. Io davvero scusami che non so cosa cazzo sia successo. Dove è arrivato invece con lo Spyro? L'ho visto oggi, ci ho giocato ma non sono oggi. Dai, domani possiamo fare i vincitori. Ma già ci non mi sono d'accordo con tua madre. Palla. Mi porto il pane a casa. Un culo. Ok. Poi catena incantata, planate su una torre, inizio livello. Andiamo a vedere cos'è catena incantata. Ma dove ne mancano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Che bello questo gioco, hai visto? Tra l'altro mi sto spostando, non ci ho pensato al fatto che devo riavviarlo. Ma sono già 2:37 che sono in live, come vuole il tempo quando ci si diverte? Ah, guarda che te l'ho detto... lo faccio... riavvio un attimo il... ho sbagliato a riavviare, sì, sono scemo io. Come si chiama? Remote play? Vediamo un po' se è ancora... sì, allora... così, ecco, ho un attimo di vuoto sui tasti da premere. Vedi applicazione... e lo riavvio. Quando vada che non debba addirittura spegnere la play perché non va minimamente. Intanto sul gruppo mi taggano. Adairu è morto.
così, volevo avvisarvi. Andiamo. Ma quindi quanti ne mancherebbero? Ne mancano 7. Rip, sì. Ma voi non state vedendo nulla? Perché? No, questo sono io. Fermo, chiudi. Rotto tutto. Oh, oddio, semplicissimo. Madonna, semplicissimo. Trasformo. Metto lo schermo. Allora. Meno. Curami la muta nuovamente. Questo qua. Ok. Vai giù così, perfetto. Ok. Perché fa schifo. Questo gioco non sa da finire in ogni momento. Allora. È davvero stressante. Ne mancano. Mi sono detto 7, ma mi sa che me ne mancano 8. Di cosa? Fammi comunque ricontare. Poi bisogna vedere se i due che ho saltato li ho saltati perché l'avevo già fatti. Comunque ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, qua devo. Catena incantata. Planate su una torre a inizio livello. Ok. Questo vuole che faccia questo. Quando lo tiri in faccia una ventosa. Io ho accettato una scommessa, quale sarà la torre? Quella era di uno stronzo. Io devo fare questo. Oh. No, finalmente no. Ragazzi, vi chiedo una mano se potete. Andatemi a cercare dove devo planare, su quale torre. Qua. La torre mezza in rovina. Ah, vedi. Livello. Se la vedi dimmelo, perché non la vedo niente. Ah, fammi tornare sopra quel piedistallo. Forse pianti nel livello. Però lì dice inizio livello. Ragazzi, devo interrompere la live purtroppo perché devo andare a cena. Mi dispiace. E spero di finirlo veramente. E invece no. Quindi molto probabilmente lo finirò dopo la nostra live. Quella dalle 20 alle 23. Tra l'altro non mancate perché giochiamo a Lightbearers. È un gioco gratis. Quindi se volete giocare con noi, abbiamo i server privati, scaricatelo. E abbastanza divertente. Prova a buttarti nel vuoto e via. Così, diretto. Non so se la prendevo. Va bene, ragazzi, quindi ci vediamo dopo. Ricordatevi che abbiamo i nostri bellissimi canali Instagram, Telegram e YouTube. E nei canali Instagram e Telegram vi avvisiamo di quando facciamo le live pomeridiane, quelle completamente randomiche. E quindi, ragazzi,
Ricordate, dalle 22 alle 23 andiamo tutti quanti insieme su Lightbearers. A più tardi.